A proposito di sogni, perché se ne è realizzato uno veramente proprio ieri, ma voglio lanciare il nostro prossimo ospite con questo bellissimo video, eh. Vai! Vincitore dell'incontro e nuovo campione d'Italia della categoria pesi piuma. E allora ce l'abbiamo qui nel collegamento con noi sui 98.100 di Radio 6 e in contemporanea su Città Celeste TV, Christopher Gringo Mondongo. Ciao, come stai, Chris? Grande laziale, Ciao, ciao, tutto bene, eh? grazie. Complimenti, campione italiano dei pesi piuma, giusto? Sì, giustissimo, giustissimo, Allora, campione italiano. come stai innanzitutto dopo questa giornata di ieri? Bene, bene, devo dire che sto bene. Ieri finito il match, avevo un forte mal di testa, quindi sono andato in ospedale per farmi controllare. Ho fatto un attacco, è andato tutto bene, esito negativo, quindi mi sono subito ripreso e sto molto bene, sono contento. Allora, Christopher, però tu insomma sei romano di Roma, però insomma sicuramente hai genitori non italiani, giusto? No, ho mia mamma di Capoverde e mio padre del Congo, però mia mamma è di Capoverde, E, però co sono nato e cresciuto a Roma. e come ti sei ritrovato qui nella capitale? Beh, ci sono nato. Quindi sono nato e cresciuto qui a Roma. Bene, bene. E Mia questa mamma e passione mio padre per la... sono 40 anni che stanno qua. Alla Quindi grande. Senti, ma com'è nata questa passione per i colori biancocelesti per la Lazio, Chris? guarda, da quando sono bambino sono andato la prima volta allo stadio a vedere un Lazio-Cagliari. Avevo 6 anni e vincemmo 3-0. E quindi da quel giorno poi comunque mi ha portato il mio padrino allo stadio e da là ho fatto poi la scuola calcio con la Lazio al Francesca Gianni con il grande allenatore Wolfgango Patarca, Grande eccetera. Wolfango, grande compianto, grande Wolfango, grande scopritore di E talenti, uno quindi dei poi da migliori in là assoluto. sono rimasto e diventato laziale da sempre, quindi. Senti, ma invece la passione per la boxe da quando nasce? Insomma, perché comunque è una nobile arte, insomma, che richiede tanto sacrificio, tanta passione. Insomma, ecco, volevo sapere com'è nata questa tua grande passione per la boxe. Beh, diciamo che io sono sempre stato appassionato di pugilato, poi non l'avevo mai praticato fino ai 18 anni. Poi, parlando con uno dei miei più cari amici, Valerio, ho deciso, e lui già praticava il pugilato, ho deciso di andare in palestra con lui e da quel giorno è iniziato, diciamo, il mio percorso di pugilato e da là sono diventato un pugile e sono poi diventato professionista. Ecco, come si diventa professionisti, Christopher? Devi fare un percorso particolare, devi vincere un tot di incontri, come Beh, devi funziona? fare un percorso da dilettante, devi comunque vincere un buon numero di match, poi devi fare la richiesta alla Federazione Italiana, questa deve essere accettata e poi da là comincia il tuo percorso da pro. Esatto, quindi... Senti, ma io sono sempre curioso perché, vabbè, io ci ho avuto anche un mio amico che l'ha fatto per tanti anni. Mi racconti un po' la preparazione a questo incontro, insomma, per arrivare, che penso che sia comunque una vita molto di sacrifici, no? Perché comunque per Beh, arrivare sì. al match ti devi sacrificare. Quante ore ti alleni? Come funziona? Ecco. Guarda, allora diciamo che la fase di preparazione dura all'incirca la mia per questo match è durata comunque 2 mesi e mezzo, anzi anche 3. Ho fatto i primi 40 giorni tutto un lavoro specifico con il mio preparatore di atletico, tutto un lavoro di forza, dove abbiamo lavorato tutta la parte muscolare, quindi lavoro proprio strutturale in palestra. Poi
Poi siamo passati sempre con il preparatore, il mio maestro, a fare un lavoro di cardio per mettere benzina e fino poi a trasformare la forza in potenza e poi esplosività. Quindi comunque è un lavoro che dura tanto, circa 3 mesi per preparare un match. E la parte centrale è un po' la parte più pesante perché si iniziano poi le doppie sedute. Quindi mattina e sera, un paio d'ore la mattina, un'ora e mezza la mattina e un'ora e mezza circa la sera. E niente, poi sedute di sparring per preparare il match con avversari simili a quello che andavo ad affrontare, quindi 10 round di sparring, eccetera. Senti, peso più, poi lui, la cosa bella io, perché quella cosa che mi piace di più è la prova del peso, cioè tu devi stare proprio al grammo là, come, vero? Sì. Cioè devi stare proprio, nel senso, perché il peso piuma, entro che peso è, cioè, Allora, il entro peso è, piuma che non esatto. è, diciamo, la mia categoria, io sono una categoria ancora più piccola, però ho accettato di fare questo match perché era un'occasione troppo grande di poter fare subito il titolo italiano, perché io comunque avevo prima di questo match solamente 10 match da professionista, quindi mi era capitata l'occasione di essere sfidante ufficiale al titolo, dei piuma, vista la mia posizione in classifica. E ho accettato il limite a 57 kg e 150. Quindi devi stare proprio lì, insomma. Sì. Senti, ma qual è stato, insomma, quali sono le emozioni che si provano, insomma, lì sul ring? Ecco, quali sono le emozioni più grandi che hai provato e soprattutto la soddisfazione più grande che tu hai provato, insomma, anche diventando campione italiano? E poi se ci puoi far vedere la cintura, se ce l'hai lì, Intanto eccola, ecco faccela qua. vedere per chi, per gli amici di Città Celeste TV, ovviamente non per la radio, però guardate che bella, complimenti veramente, eccola qua. Grandissimo, campione italiano, grande, grande, la stiamo vedendo. Complimenti, complimenti veramente. Ecco, Grazie. l'emozione che hai provato e che cosa si prova, insomma, anche lì sul ring. Beh, le emozioni sono tante, sono diverse. Comunque ti passa per la testa un po' di tutto, i sacrifici fatti, appunto. Comunque io ho un negozio, un'attività con la mia ragazza, abbiamo anche un'altra attività che è una linea d'abbigliamento, quindi ti passano in mente tutti i sacrifici che uno fa. Ti vengono in mente tante cose, il lavoro duro in palestra, le sconfitte, perché sono passato comunque anche attraverso 2 sconfitte, e quindi vedi tutto quello che è stato il tuo percorso. L'emozione è tanta, c'è tanta adrenalina quando parte il match, e niente, cioè, sono diverse emozioni che sono difficili da spiegare poi, ovviamente. Assolutamente, quindi insomma è importante anche questo. Però io, Christopher, non a caso sei un grande laziale, ma che hai fatto un gesto nobile. E adesso andiamo a vedere questa foto perché tu, innanzitutto, hai dedicato questo titolo a Willy, quel ragazzo che purtroppo ha perso la vita per difendere, insomma, cioè Difendere gli prima amici. esatto, per difendere i suoi amici, lo ricordiamo tutti, e quindi. Voglio vedere perché insomma tu sei andato a trovare anche la loro famiglia, gli hai dedicato una cintura speciale, vero? E poi ovviamente hai dedicato Sì. anche questo titolo, vero? Sì, io conoscendo in prima persona i cugini in particolare, che saluto, e saluto poi tutta la famiglia. Io conoscevo, cioè conosco i cugini. Quindi una volta che ho saputo che era Willy, era il cugino di questi miei amici, ho chiesto prima alla famiglia, diciamo ai cugini, se la famiglia era d'accordo di fare una cosa di questo genere. Una volta mi hanno dato l'ok, ho chiamato in federazione e gli ho chiesto se la federazione era disponibile nel consegnare una cintura alla famiglia. E poi quella foto che hai fatto vedere è una foto che quel giorno io non volevo, tra virgolette, cioè preferivo, diciamo, consegnare solo quella cintura. Poi invece abbiamo deciso di scattare quella foto con tutta la famiglia e li abbraccio forte e sono sicuro che anche loro tutti quanti sono stati contenti per me. E hanno fatto il tifo per me, quindi di questo sono contento e li ho sentiti
e sono felicissimo di aver regalato comunque anche a loro una piccola gioia. Perché anche lì, insomma, l'avete detto, per un pugile questo penso sia la cosa più importante, no? Il fatto anche che lui abbia difeso, purtroppo pagando con la vita. Sì, poi comunque mi sono sentito anche molto vicino perché comunque siamo tutti di Capoverde, abbiamo comunque tutte le stesse origini, quindi sono sensazioni comunque difficili da spiegare in maniera molto particolare, però mi sono sentito molto vicino a questa situazione, soprattutto perché queste persone venivano chiamate pugili o lottatori, ma il pugilato e le Le arti MMA marziali, sono delle eccetera, altre armi, esatto. è un'altra cosa. Quello non è né pugilato né arti marziali. Guarda, Quindi. Christopher, io conosco molto bene anche il nipote di Bud Spencer, Carlo Pedersoli, anche Esatto. altro grande laziale, che Esatto. anche lui, con lui mi sono confrontato, insomma, quei personaggi che sono dei vigliacchi e basta, non hanno nulla a che fare con la vostra, che voi lo fate veramente nella maniera come se fosse veramente un'arte, che è completamente diverso da quello che fanno, insomma, loro, ecco, assolutamente, che sono veramente dei vigliacchi e dei vili, solamente così possono essere definite persone che fanno queste cose, e infatti mischiano lo sport o delle nobili discipline con la prepotenza, che non ha veramente nulla a che fare proprio con quello che è sacrificio, come lo fai tu, che significa magari fare delle rinunce, rinunciare a tante Beh, cose, significa tante cose. Guarda, il appunto. pugilato è uno sport come l'MMA, anche è uno sport che comunque ti porta a fare dei sacrifici enormi, a rinunciare a tante cose. Ti faccio un esempio: io stavo preparando un match e abbiamo fatto la festa di compleanno della mia compagna. Poi tutti loro sono andati a ballare. Io sono rimasto a casa a dormire perché dovevo preparare il match. La mattina dopo dovevo svegliarmi per andare in palestra. Quindi, cioè, anche queste piccole cose sono comunque rinunce e cose che ti porta a fare questo sport e lo fai solamente se hai grande passione, la dieta e tutto quanto lo fai solamente se veramente tu hai la passione dentro per questo sport. Senti, ma a chi vuoi dedicare, oltre a Willy, questo tuo titolo, e soprattutto se vuoi fare dei ringraziamenti speciali, ecco, nei confronti di Beh, qualcuno, guarda. Chris? Guarda, come ho scritto nel mio post, ovviamente voglio dedicare questo titolo a me, perché comunque ho lavorato tanto per vincere questa cintura. Sono stato il primo a crederci quando nessuno ci credeva, quando erano veramente in pochi a crederci. Ci sono tanti amici che hanno creduto in me e molti che poi nel momento in cui era importante sentire il supporto magari si sono girati. Poi la voglio dedicare alla mia compagna Lia che sta sempre con me, che mi supporta e sta dietro le mie diete, dietro le mie preoccupazioni del peso e tutto quanto. Ah, vabbè, a mia madre ovviamente, che non ha mai visto un match, però era la persona più felice del mondo quando ha sentito la mia ragazza che l'ha chiamata per dirgli che avevo vinto, al mio allenatore Giorgio Maccaroni, a Michelone, a Valerio Nocera, a Valerio Pensa, a tutte le persone che comunque sono sempre accanto a me, al mio manager Davide Buccioni, a Laura, alla BBT che continua a organizzare eventi in un momento così complicato come quello che stiamo vivendo e niente, a tutte le persone che comunque hanno sempre fatto il tifo per me. Senti, Christopher, ma che consiglio vorresti dare a chi magari vuole iniziare a fare pugilato? Che consiglio? Perché? Allora, ti consiglio di fare pugilato perché, puntini puntini, firmato Christopher Gringo Mondongo, e poi ho un'altra curiosità per te, vai. Ok, allora ti consiglio di fare pugilato perché se lo fai nel modo giusto è uno sport che ti dà una disciplina, che ti rende una persona umile, coraggiosa e che diciamo che ti inquadra, che ti fa capire quali sono poi le cose importanti e ti dà una disciplina, ti fa seguire degli obiettivi e
ti spinge al limite, al massimo delle tue forze per raggiungerli. E non a caso tante palestre sono nate anche in quartieri difficili di Roma e anche comunque delle cose perché hanno aiutato anche tanti ragazzi ad uscire, no, ad andare verso la giusta via. Me lo confermi, Christopher, questo, vero? Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, ma questo Sì. dappertutto è, cioè, così, è uno sport che se viene preso nel modo giusto ti indirizza verso una vita migliore o comunque ti indirizza nell'essere una persona migliore, ecco. Senti, conosci qualche giocatore della Lazio, così o comunque hai avuto modo di conoscerli nel tempo, in questi anni, o no? Beh sì, comunque io sono amico di Bastos, che ora purtroppo non gioca più con noi, e sono stato al suo matrimonio e poi nel mio barbershop c'ho il mio socio che è Bandì, che lui fa tanti capelli a diversi giocatori, da Caicedo a Javan Anderson, Wesley Da. Oates, eccetera. Quindi comunque spesso vengono a trovarci, Momo Fares, eccetera. Quindi io spesso siamo andati anche noi a Formello, quindi diciamo ne ho Grande. visto più di qualcuno. E beh, E adesso ti poi ho un presenti con la amico. cintura. La prossima volta ti presenti con la cintura da campione italiano, dai, E alla beh, grande. assolutamente sì, assolutamente sì. Senti, ma come mai la pantera e come mai il nome gringo? Perché tu c'hai il simbolo della pantera, ho visto. Sì, c'ho il simbolo della pantera, guarda, ti dico la verità, perché è un tatuaggio che mi fece Massimo di Segnello, Grande e Massimo. sì, mi tatuò una pantera sul petto, quindi Ricordiamo che è poi uno di quegli artisti che fanno le scenografie della Curva Nord, da lì. Eh sì, ricordiamolo proprio, Uomo ecco. e tutti i ragazzi poi di Sì. Eternal City, Daniele, eccetera. Quindi io ho questa pantera tatuata sul petto e me la tatuò Massimo. Quindi poi da lì ho, diciamo, utilizzato questo come mio logo. Invece il nome Gringo nasce da una mia esperienza in America che è durata un anno. Sono stato lì per allenarmi, per fare un'esperienza di vita a casa poi di mia zia, e ho passato tutto l'anno poi ad allenarmi, a cercare poi di migliorare. E mi ritrovo in una palestra di pugili professionisti con diversi ragazzi dominicani, ispanici, così, quindi non ci capivamo molto bene e loro mi diedero questo soprannome e poi me lo sono tenuto perché era diventato ormai mio. Entravo in palestra, mi chiamavano Gringo, Gringo, quindi poi da là è rimasto e me lo sono tenuto e mi hanno regalato un cappellino con scritto Team Gringo prima di partire e quindi ho detto questo da adesso in poi è il mio soprannome. Senti, Christopher, è stata veramente una piacevole chiacchierata. È stato un Sicuramente piacere per me. io verrò a trovarti. Innanzitutto ci conosciamo proprio di persona, mi farebbe molto piacere. Verrò Assolutamente, sicuramente anche a a me. trovarti nel tuo barbershop. Quando sarà possibile, ti ospiterò proprio qui anche a Città Celeste TV, perché adesso per ragioni Covid, diciamo purtroppo siamo sempre un Purtroppo po' distanti. siamo tutti lontani. Esatto, però siamo vicini. Io ti faccio veramente un grande applauso. Complimenti per Grazie, questo, grazie di per la cuore. tua grande umanità, per E questo questa. titolo vinto. Faccelo rivedere, frutto di sacrificio. Insomma, E questa la dedico pure, la dedico a tutti i laziali dai, e sempre Forza Lazio. grande Christopher. Un La abbraccio. dedico, Come se mi no? permetti, la puoi dedicare anche a Daniel, Come no? che è scomparso da poco in quel tragico incidente, quindi un altro laziale che purtroppo non è più con noi. Grande, ti fa veramente onore. Christopher, grazie veramente di tutto. Sempre Grazie a te. Forza Lazio e ti voglio campione d'Europa allora, perché dopo Oi, l'Italia c'è assolutamente, l'Europa. questo è Lo il prossimo obiettivo. vedi? E andiamo. Un abbraccio bello, mi ha Ciao, fatto veramente un abbraccio. piacere. Forza Lazio e Ciao, complimenti sempre, ancora. sempre. Grazie, grazie di tutto. Ciao. Che meraviglia, grandissimo, grande persona, grande atleta, grande uomo, Christopher Gringo Mondongo, campione italiano dei pesi piuma col suo cinturone. Qui insomma ce l'ha mostrato sia a Città Celeste TV che a Radio 6, appunto 98 e 100 in modulazione di frequenza. Potevamo veramente che chiudere con il botto.